I francesi hanno i servizi segreti più spietati del mondo. Mitterrand, non ha, il socialista progressista Mitterrand ha fatto saltare in aria un aereo della goletta verde o cosa del genere, perché era andato a disturbare le prove nucleari in Pacifico. Ha dato l'ordine, l'hanno fatta saltare con quattro persone, non è stato processato nessuno. E se qualche giornalista insiste ad andare in Francia, Dio mio, sarà soccorso, ma qualche incidente in macchina lo può sempre avere. Perché noi volevamo andare in Francia, io... Sì. Glielo sconsiglio veramente. Lei può andare, però scusi, se si prende un'intossicazione alimentare, se gli scoppia un pneumatico, se avviene uno scontro con un camion, in cui viene ferito anche l'autista del camion, e lei però ci lascia la pelle, beh, vogliamo difendere i principi di legalità, libertà e fraternità o no? Lasci che si occupi il governo, lei non ci fa, non viene tanto. Quando ero ministro dell'interno, a un certo punto si dovettero allontanare, si dovette ingiungere al Doisien Bureau, alla quello che si chiamava lo Sdecce, le serviste di documentazione ed è contro l'espionage exterior, oggi chiamato Direzione Generale per la Sicurezza Esteriore, di lasciare l'Italia, perché loro quando trovavano ammazzavano tutti gli algerini, gentiluomini. E lo sa chi era ai miei tempi il capo occulto del servizio segreto francese d'Italia? Uno dei più grandi corrispondenti di uno dei più grandi giornali liberali francesi. Il cui nome era? No. E io vado in Francia spesso. L'aereo è stato abbattuto da una caccia dell'aereo Laval, partita dalla Clemenceau, che era al largo di Saint-Aignan, una base aeronavale corsa. Lui si mise sotto per mirare una sagoma che forse è l'aereo di Gaddafi. Fatto sta che in un sobbalzo o d'altro, quando è partito il missile, lui si era messo dietro il 19, questa fu l'informazione, per quello che mi ricordo adesso, io sto per compiere 80 anni, questi magistrati non erano forse neanche nati, insomma. Ma non so se sappiano dove ustica, non credo. Se mi fate la domanda, ritiene lei impossibile che la spiegazione sia quella che appunto viene oggi in mano maggiore, cioè che in una certa situazione siano stati degli aerei francesi a lanciare un missile, a abbattere un aereo pensando che ci fosse il colonnello Gheddafi, invece non c'era, non era quell'aereo lì, era un altro aereo, sono morte decine di povere persone? Io dico sì, ritengo che possa essere assolutamente verosimile. Avevano detto che il pilota rientrato sulla Clemenceau e ha preso questo, si era ucciso. Sarebbe morto perché, preso dal grande rimorso di aver abbattuto un aereo civile, si sarebbe suicidato. È difficile chiedere, in questo momento io lo ribadisco, chiedere alla Francia una qualche spiegazione su come sono andate le cose. Anche perché io ripeto, un pilota che va lì e compie questa azione la fa non di iniziativa, la fa perché c'è di sopra di lui una qualche struttura militare che a sua volta risponde a una struttura politica che ha in mente un determinato progetto politico. Jeep, di allora, brava persona, non portava le cose avanti. Allora venne il magistrato e mi disse: lei lo deve convincere a lasciare l'incarico e deve convincere il magistrato Priore a revocare la domanda per andare alla Procura Generale di accettare questa carica. Allora io mi chiamai, cosa non molto regolare, ma vedere a chiedermi il Procuratore Generale, Presidente della Corte d'Appello, Presidente del Tribunale,
chiamai questo primo magistrato e lo convinsi a rinunciare in carica. Poi chiamò il priore, dice: ma io ho fatto la domanda, è già la firma del ministro. Io chiamai il ministro Vassaglio e ho detto: anche se è firmato il decreto, straccio. Questi ragazzi non conoscono il francese, ma lo sanno che in Francia l'azione penale non è obbligatoria e che il ministro della giustizia può ordinare di ritirare l'azione penale in qualunque momento prima dell'emanazione della sentenza. E allora intanto tutto è prescritto. Io ho fatto rapire da Nizza un latitante terrorista vero e l'ingenua sostituto procuratore di turno di Nizza incriminò gli idioti che però quelli dell'antiterrorismo italiano e la polizia nazionale francese che ci aveva dato domani. Chiamai al telefono il ministro della giustizia, lo coprì di insulti, diede ordine al sostituto procuratore di ritirare l'azione penale e la mandò in un'oscura procura o sottoprocura dei Pirenei subito. Uso questa espressione, sopra il tavolo e sotto il tavolo. Sopra il tavolo e sotto il tavolo. E ho imparato nella mia ormai lunga carriera di politica, di uomo di governo e così via, che e naturalmente non è che tu il sotto il tavolo lo devi spiegare tutti i giorni, questo ci deve pensare la storia.